Benvenuti da FT Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studi del sito ftaonline.com. Volevo informarvi che il giorno 5 aprile dalle 17:30 terremo un webinar live dal titolo Svelare il potenziale del trading, un'esplorazione dell'analisi tecnica. In questa pagina trovate il link per l'iscrizione. In alternativa potete andare sulla pagina di YouFinance e all'interno del programma trovate in calendario anche questo intervento. Parliamo oggi del comparto banche. Mi è stata fatta una domanda relativa alla forza residua di questo settore e in particolare se in caso di flessione da parte dell'indice FTSE MIB potrebbe essere l'alternativa corretta, quella di posizionarsi sul settore bancario. Andiamo quindi ad analizzare grafici sia di indici ma anche di due ETF importanti per cercare di rispondere a questa domanda. Come prima cosa mettiamo a confronto l'andamento dell'indice FTSE MIB con quello del settoriale FTSE Italia Banche. Questi sono i due grafici a confronto. In blu abbiamo il nostro FTSE MIB, in nero invece il settoriale Banche. Dal confronto di questi due grafici si ricava che perlomeno per quello che riguarda gli ultimi 2 anni circa, la similitudine di andamento è stata veramente molto marcata, quindi non ha probabilmente molto senso in questa fase ipotizzare di rifugiarsi sul settore bancario in caso di debolezza del mercato nel suo complesso. Questo perché il peso delle banche all'interno del paniere principale è molto elevato e sarebbe molto improbabile vedere una divergenza di andamento tra queste due curve. Quindi quello che bisogna ipotizzare e vedere è se ci sono spazi per un'ulteriore fase di crescita per il FTSE MIB, spazi di crescita che più o meno potrebbero poi essere disponibili anche nel caso del settore bancario. Ovviamente bisognerebbe andare a guardare il beta dei titoli bancari nei confronti dell'indice. Se il beta fosse superiore a 1, avremmo un'indicazione che in caso di forza dell'indice, questi titoli con beta superiore a 1 potrebbero migliorare la performance dell'indice. Andiamo a guardare, ad esempio, sul nostro MegaTrader. Per quello che riguarda alcuni tra i titoli principali, vediamo ad esempio Unicredit. L'analisi statistica, che tipo di informazioni ci fornisce riguardo alla situazione del beta. Vedete, nel caso di Unicredit il beta calcolato a 3 mesi è 1,20, quindi superiore all'unità. Questo vuol dire appunto che Unicredit amplifica i movimenti dell'indice. Nel caso di Intesa abbiamo un beta anche in questo caso superiore all'unità 1,29. Guardiamo anche gli altri titoli che sono all'interno del paniere principale del FTSE MIB. Per quello che riguarda BPER Banca il beta è 1,27, quindi diciamo sono tutti allineati più o meno sugli stessi livelli. Per quello che riguarda Banco BPM, il beta è ancora più alto, 1,45, quindi diciamo che questi titoli sono tutti in una situazione dove, come dicevamo, se l'indice dovesse salire, loro potrebbero farlo in maniera amplificata rispetto all'indice, la stessa cosa però accadrebbe se l'indice dovesse scendere, cioè potrebbero amplificare
il ribasso. Notate che di fianco al beta c'è, nel caso di Banco BPM, come l'abbiamo visto anche per i titoli precedenti, l'indice di correlazione a 3 mesi, che è a 0,93. La scala, il fondo scala è a 1, e quindi vuol dire che la correlazione, ad esempio nel caso di Banco BPM, con l'indice è praticamente perfetta. Quindi ancora una volta si conferma il fatto che le due curve si muovono in maniera molto molto simile. Difficilmente ci sarà una, diciamo, separazione di comportamento. Quindi, se il mercato nel suo complesso continuerà a salire, sarà perché le banche lo trascinano, viceversa, invece, se dovesse scendere. Questo è il grafico a elementi settimanali del FTSE MIB. Se calcoliamo i ritracciamenti dai massimi del 2007 ai minimi del 2009, vedete che recentemente è stato superato il 61,8% di ritracciamento. E se andiamo a guardare le candele settimanali, vedete che la rottura della resistenza è avvenuta in maniera molto molto netta. Dopo il superamento della resistenza ci sono state altre 4 settimane, l'ultima non è ancora completata, di ulteriore rialzo. Se prendiamo invece come riferimento i massimi del 2000 e andiamo a calcolare i ritracciamenti di tutto il movimento ribassista, vediamo che siamo sopra il 50%, ma sotto il 61,8%, che si posiziona intorno a 35.700 punti. Potrebbe essere quella un'area di resistenza intorno alla quale magari il rialzo rischierebbe di arenarsi. Non si può ignorare il fatto, ad esempio, che i prezzi siano lasciati alle spalle questa importante linea di tendenza che unisce i due massimi di cui abbiamo parlato, dopo che la linea aveva funzionato come resistenza per un paio di mesi. Alla rottura della linea c'è stata una notevole accelerazione. Per il momento sul grafico a candele non ci sono di certo segnali di rallentamento, le candele sono tutte impostate nettamente al rialzo. E se andiamo a guardare il canale che parte dai minimi del 2020, quindi l'ultimo minimo significativo fatto dal mercato, e tracciamo quindi una linea a supporto della fase crescente, e notiamo che la linea parallela anch'essa è stata superata nella settimana terminata il 15 marzo. Quindi il proseguimento del rialzo da parte dell'indice sembra probabile, da tenere però presente l'importanza di questa resistenza in area 35.700. Se andiamo a guardare gli indicatori, come ad esempio l'RSI, calcolato a 14 settimane, per avere un'idea di quello che è lo spazio ancora a disposizione per il rialzo, lo troviamo all'83%. Negli ultimi anni questo indicatore non si era mai spinto così in alto. Andiamo a vedere fino al 2000. E anche in prossimità dei massimi del 2000 non era mai arrivato così in alto. Solo con i massimi dell'indicatore del 2005 eravamo arrivati vicini a questa soglia estrema. Bisogna fare attenzione: il superamento della soglia dell'ipercomprato del 65-70% va considerata una indicazione di forza. Quando è che iniziano i problemi per la tendenza? Quando l'indicatore ripiega e torna al di sotto del 65%. È vero che il fatto di essere sui massimi storici praticamente da parte dell'RSI ci dice che statisticamente lo spazio a disposizione per una ulteriore fase di crescita potrebbe essere ridotto, perché se immaginiamo l'RSI come un elastico che viene tirato, diciamo che è in una situazione quiescente sul 50% e che può essere tirato verso il basso, verso l'alto, sicuramente può arrivare in teoria a 0 o a 100. Già a 83, dove lo troviamo adesso, questo elastico è estremamente tirato, quindi sicuramente c'è una forte tensione che potrebbe accompagnarlo nuovamente nella parte centrale, ma
ancora non è evidente, diciamo, questa fase di rientro. In termini di candele, ripeto, le candele settimanali per adesso non ci danno una percezione di rallentamento, e anche le candele giornaliere, vedete, sulla giornata di ieri c'è stata una nuova candela decisamente orientata al rialzo. Quindi per adesso non intervengono elementi di criticità sul indice. Anche l'RSI a 14 giorni è su massimi pluriennali, quindi si conferma l'eccezionalità della forza di questo rialzo, ma il fatto che sia eccezionalmente forte non vuol dire che non possa continuare ancora. L'ultima volta che siamo stati così alti con l'RSI era a novembre del 2022, in occasione di quella situazione di estremo ipercomprato, il mercato aveva avviato prima una fase laterale e poi una vera e propria correzione. Quindi questo ci dice che potremmo essere in prossimità di un'area di massimi. Però ripeto, l'elastico è molto tirato, ma ancora non ha iniziato il suo percorso verso il centro della fascia d'oscillazione. Volevo farvi vedere che durante la correzione che si è realizzata con l'RSI così tirato, i prezzi erano scesi a testare la media mobile esponenziale a 50 giorni. Attualmente questa media, disegniamola in rosso così la vedete meglio, passa a 32.100 circa, ed è quello il livello di supporto verso il quale potrebbe dirigersi l'indice nel caso di inizio di una fase di ripiegamento. Abbiamo già detto che il settoriale banche ha un andamento del tutto simile a quello dell'indice generale, quindi non stiamo a ripetere l'analisi anche sul settoriale banche. Andiamo invece a guardare questi due ETF, entrambi leva 3, uno sul comparto banche, appunto, però a livello europeo, e uno invece sul FTSE MIB, sempre leva a 3. Se andiamo a guardare in particolare il grafico del FTSE MIB a candele settimanali, vediamo qui in alto un'altra curva, che è la curva di forza relativa, non più l'indicatore, ma la curva di forza relativa, quella cioè che ci dice se un elemento sovraperforma o sottoperforma un altro. In questo caso abbiamo al numeratore il FTSE MIB, al denominatore l'Eurostoxx banche, sempre leva 3. Vedete che ormai da 2 anni e più i due strumenti più o meno si possono considerare indifferenti uno rispetto all'altro. Se infatti andiamo a calcolare la retta di regressione, quindi andiamo a calcolare il trend statistico sulla curva di forza relativa a partire dal maggio del 2021, la retta di regressione è praticamente orizzontale, quindi sì, ci sono stati momenti in cui l'indice FTSE MIB sovraperformava, quindi stava al di sopra della retta rossa il settoriale banche, nei momenti in cui invece lo sottoperformava, ma in particolare negli ultimi mesi le oscillazioni sono state veramente ridotte. Quindi in questo momento diciamo che i due panieri sono abbastanza uno indifferente rispetto all'altro. Possiamo andare a calcolare, proprio per, diciamo, valutare in termini di performance, l'andamento sulle ultime settimane. Vediamo ad esempio a 3 mesi, quindi calcoliamo il price rock a 12 settimane. Per quello che riguarda il FTSE MIB leva 3, la performance al rialzo è stata del 41% circa. Nel caso invece del settoriale Stoxx Banche, sempre leva 3, a 3 mesi abbiamo la performance del 41,68. Quindi vedete, 41,68 contro 41,49, assolutamente identiche. Pertanto, in questo momento diciamo che se si scommette sul rialzo delle banche, vuol dire che si scommette anche sul rialzo dell'indice e viceversa. Per quello che riguarda il settoriale delle banche,
Qui siamo sul grafico settimanale, c'è stata recentemente la rottura di questa importante area di resistenza che era il massimo del febbraio del 2022. La settimana attuale, l'ultima candela bianca, ancora non è terminata, quindi dobbiamo aspettare poi venerdì per capire se c'è stata effettivamente una rottura significativa del livello di resistenza. Per adesso però il segnale è sicuramente positivo. Se andiamo a valutare i ritracciamenti dal massimo di febbraio del 2018, quindi l'ultimo massimo significativo che hanno toccato i prezzi, e andiamo a calcolare i ritracciamenti per tutta la fase discendente, la prossima resistenza si colloca a 12,38 rispetto al prezzo di ieri di 9,80, quindi c'è sicuramente ancora un 3 euro circa di spazio per vedere salire i prezzi, e vedete qui c'è anche un gap ribassista molto evidente lasciato nella settimana del 28 di febbraio, sempre 2020, col lato alto a 13,95. Anche quello potrebbe essere un target per il rialzo, solo se dovesse concludersi la settimana al di sotto di questo livello di resistenza, appunto a 9,20. Vorrebbe dire che sta succedendo qualcosa sul fronte della tenuta dell'uptrend e quindi sarebbe da rivalutare la situazione. Vi ringrazio l'attenzione, vi ricordo che potete sempre contattarci per commenti, analisi e domande a questi riferimenti oppure commentando semplicemente il video su YouTube, e vi invito a iscrivervi alla nostra al nostro appuntamento del 5 di aprile.